Il Comune di Arezzo si arricchisce di un nuovo strumento. In tempo reale sarà possibile addirittura vedere un nucleo familiare dove abita, le sezioni dove si va a votare, cioè di tutto e di più. Sì, al sistema informativo territoriale si abbinano i dati dei numeri civici e demografici. Questo vuol dire, come prima ricaduta immediata, che è facile trovare un numero civico anche nelle zone, nelle località dove non ci sono i nomi delle strade. C'è una georeferenziazione tramite internet, chiunque può accedere. E i dati demografici vuol dire che si può sapere in una zona, in una strada, in un'area della città quante persone vivono, maschi, femmine e di quale età. Questo, diciamo, è di interesse per il cittadino e per i servizi sia pubblici che privati, per la programmazione dei servizi in base alla distribuzione della popolazione e dell'età, ma anche per la protezione civile. In caso di eventi negativi si può sapere immediatamente chi vive, quante persone, con quali caratteristiche in una zona interessata. Al di là dei dati oggettivi, nel senso di sapere il numero civico, ma proprio questo è un servizio fatto per il primo soccorso, perché sarà utilissimo ai vigili del fuoco, alle ambulanze, ai medici. Purtroppo nelle località i nomi delle strade non ci sono, quindi questo sistema permette appunto di individuare esattamente il numero civico, quindi si va a colpo sicuro. Sì, semplicemente con un accesso a internet anche da uno smartphone, quindi l'utilizzo da parte delle forze di sicurezza e soprattutto di emergenza sanitaria è uno dei vantaggi principali di questa implementazione. Senta, fra poco nuovo servizio, si completerà il tutto con la certificazione online, che in questo momento non è possibile, ma si parla di pochissimi giorni, quindi l'utente potrà fare un certificato di residenza e altro. Sì, come adesso l'iscrizione a scuola avviene online, le pratiche edilizie online, l'accesso allo sportello unico sarà sempre più ridotto, quello fisico, perché le persone man mano potranno prendere confidenza con questa modalità di accedere all'acquisizione dei certificati, che veramente a giorni sarà annunciata e attivata.